Per fare una t-shirt per bambini ci vogliono 4 quinti di yard di stoffa, o i 4 quinti di una yard di stoffa. Quindi quante t-shirt si possono fare con 48 yard? Allora, quello che vogliamo fare è essenzialmente vogliamo dire quanti gruppi di 4 quinti di yard possiamo fare con 48 yard. Quindi questo letteralmente lo vedi come vogliamo prendere 48 yard, 48 yard, e lo vogliamo dividere in gruppi di 4 quinti di una yard. Per poi poter dire quanti gruppi ci sono, perché ognuno di quei gruppi può fare una t-shirt per bambini. Se mi dai 4 quinti di una yard, una t-shirt per bambini, quindi il numero di gruppi di 4 quinti è il numero di t-shirt per bambini. Ora, quando dividiamo per una frazione? Ti devi solo ricordare che questa è la stessa cosa, questo è totalmente equivalente alla moltiplicazione per il reciproco della frazione. Quindi, se abbiamo 4 quinti, questo sarà 5 quarti, il reciproco. Ora, potresti ancora dire qui ho un numero intero e una frazione, però ti devi solo ricordare che ogni numero intero può essere scritto come una frazione. Questo è la stessa cosa di 48 fratto 1 per 5 quarti. Adesso possiamo semplicemente moltiplicare a questo punto e calcolare 48 per 5, sarà fratto 4, però così ottieni numeri grossi e diventa tipo un po' difficile poi da dividere. Invece possiamo dividere subito in questo passaggio qui. Possiamo dividere il numeratore e il denominatore per 4. Possiamo dire: guarda, questo qui sarà uguale comunque a 48 per 5, qualsiasi cosa sia, fratto 4. E allora, dividiamo il numeratore per 4, o potremmo dividere il 48 per 4 e otteniamo 12, e poi qualsiasi cosa facciamo al numeratore la dobbiamo fare anche al denominatore, quindi se dividiamo per 4 otteniamo 1. E quindi ci resta solo 12 per 5, che è uguale a 60. E 12 per 5, che è uguale a 60 fratto 1, no? Questo è uguale a 60 fratto 1. E questa è la stessa identica cosa di 60. E quindi puoi fare 60 t-shirt per bambini da 48 yard se ognuna di esse usa 4 quinti di una yard.